A Pesaro, Villa Meuccia di Via Kennedy diventa casa museo e si apre alla città e ai turisti un tesoro nascosto nel quartiere di Monte Granaro, una vera e propria casa museo creata, disegnata e voluta dall'imprenditrice pesarese Meuccia Severi, scomparsa nel 2019. Diventa casa museo, innanzitutto era ed è nelle intenzioni della fondatrice, della fondazione medesima, e come scopo dello statuto. Chiaramente ci sono state prima, nostro malgrado, le restrizioni Covid, però anche dopo la bellissima esperienza degli ultimi 2 anni in collaborazione con il FAI abbiamo approfittato per istituzionalizzare l'apertura di questa casa museo anche in concomitanza, devo dire, con Pesaro Città della Cultura 2024. Quindi è un percorso del tutto naturale, per così dire, per quello che rappresenta la fondazione. La prima e la terza domenica del mese, su prenotazione, sarà possibile visitare la casa museo per la prima apertura, appuntamento a domenica 5 maggio. Ecco, su prenotazione, perché ovviamente non nascendo questa come una struttura museale vera e propria, ricordiamoci che è una, di fatto una residenza privata, non sarebbe stato possibile gestire degli afflussi incontrollati, ecco, tanto per capirci. Per cui ci saranno degli ingressi, 3 ingressi ogni volta, su prenotazione, indicativamente per 15-20 persone ad ogni ingresso. Le opere in giardino, ma anche quadri e altre particolari bellezze presenti a Villa Meuccia, una casa museo che apre le porte a cittadini e turisti. È un ricco patrimonio artistico, una bellissima collezione di opere grafiche, di dipinti, di ceramiche, di arti applicate, e anche un arredo particolare che arriva da un arredo classico a un design, come possiamo vedere in alcuni ambienti vicino alla piscina. Ricordiamo che tutto questo è stato voluto e pensato da Meuccia Severi, così, no, dal disegno della casa al disegno della piscina, alla disposizione della collezione, per cui il patrimonio è importante e non si ferma solamente al Novecento, ma ci sono anche pezzi, diciamo, più antichi, quindi insomma è una collezione sicuramente tutta da scoprire e da conoscere in un percorso molto suggestivo veramente.